Il terremoto del 1980 trovò un'Italia impreparata. I soccorsi impiegarono giorni per raggiungere i paesi rimasti isolati. I comuni cittadini, per istinto, iniziarono a scavare a mani nude, tirarono fuori i loro fratelli, i figli, le madri e i padri, rimasti seppelliti da cumuli di macerie. Pertini, presidente della Repubblica Italiana, non venne neanche avvertito. Quando scoprì della catastrofe, volle andare di persona su quella terra ricoperta di polvere e macerie. Stati segnalati fino a questo momento danni, se avremo notizie poi nel corso del telegiornale ve le daremo. Non si hanno notizie di vittime, soltanto qualche contuso. Una cinquantina. Si ha solo notizia certa della morte di una donna stroncata da un infarto sulla metropolitana. Non è cessato l'epicentro del sisma. In particolare sono state avvertite due leggere scosse. Degli incendi, perché le persone per la paura sono fuggite, magari c'è stato qualcuno che ha lasciato acceso il fornello della cucina. Sono tornato ieri sera dalle zone devastate dalla tremenda catastrofe sismica. Ho assistito a degli spettacoli che mai dimenticherò. Interi paesi rasi al suolo. La disperazione poi dei sopravvissuti. Sono arrivato in quei paesi subito dopo la notizia che mi è giunta a Roma della catastrofe. Sono partito ieri sera. Ebbene, a distanza di 48 ore non erano ancora giunti in quei paesi gli aiuti necessari. È vero, io sono stato avvicinato da abitanti delle zone terremotate che mi hanno manifestato la loro disperazione, il loro dolore, ma anche la loro rabbia. Non è vero, come qualcuno ha scritto, che si siano scagliati contro di me, anzi, io sono stato circondato da affetto, da comprensione umana. Ma questo non conta. Questo che ho potuto constatare, che non vi sono stati i soccorsi immediati che avrebbero dovuto esserci. Il 26 novembre 1980 Pertini parlò agli italiani e ammise che il governo era impreparato. Non esitò ad accusare le mancanze e, dopo il famoso discorso rimasto impresso nella memoria, portò la rimozione del prefetto di Avellino, Achille Lobefano, e del ministro dell'interno, Virginio Rognoni, che poi ritirò. Pertini riunì i segretari dei sindacati, Luciano Lama, Pier Carniti e Giorgio Benvenuto, per indurli a mettere a servizio dei terremotati la macchina organizzativa di CISL, CGIL e UIL. Sandro Pertini e Giuseppe Zamberletti, nominato commissario straordinario per il sisma in Irpinia, intuirono che per un'Italia dalle terre inquiete servissero dei volontari, fu il primo seme da cui nacque in seguito la protezione civile. Con la legge 225 del 1992 nasce il Servizio Nazionale della Protezione Civile con il compito di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti, l'ambiente dai danni e dal pericolo di danni derivati da calamità naturali, da catastrofi e altri eventi calamitosi.